questa è una domenica particolarmente importante perché noi stiamo celebrando la famiglia, noi stiamo ringraziando per la vita di Sofia, per la famiglia di Dio, per la cena del Signore. E quando noi pensiamo a questo tempo, ossia che noi stiamo vivendo, cari, noi dobbiamo ricordare che noi per la famiglia saremo disposti a fare di tutto, ossia per la vita dei nostri cari, dei nostri figli. Noi sappiamo che si dice in Italia che i figli sono un pezzo del cuore. È uno degli organi più importanti del corpo umano, cioè, senza cuore non puoi avere vita. Quindi, per dire, se manca un pezzo del tuo cuore, il cuore non batte più e quindi non c'è più vita, i figli sono così preziosi. E per i figli noi ci impegniamo, sia a farli crescere, spiccare il volo, a maturare, diventare persone grandi nella fede. E questa mattina noi troviamo l'Apostolo Paolo che ha una relazione con i credenti a Colossesi come da padre a figlio. E quindi lui si sta impegnando al massimo, non mettendo la terza, la quarta, la quinta, lui sta andando e spingendo al massimo, dando il massimo del gas, perché i fratelli e le sorelle di quella chiesa, di quella città, e non solo, potessero loro crescere nella fede e diventare maturi nella fede. E mi sa che questo esempio di Paolo è molto importante per la mia e per la tua vita, perché noi stiamo vivendo un momento storico nella vita d'Italia, nella vita dell'Europa, un momento di grande difficoltà, e la maniera in come tu reagisci oggi vai a influire nel futuro della tua vita personale, della tua famiglia e, ahimè, anche della famiglia di Dio. Quindi è fondamentale che noi comprendiamo, e quindi noi vogliamo comprendere dalla parola di Dio, nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 2, noi leggeremo dal versetto 1 al versetto 3. Colossesi, capitolo 2, da 1 a 3, noi cominciamo un nuovo capitolo. Colossesi, capitolo 2, da 1 a 3. Vorrei anche salutare per coloro che ci seguono da casa, che la grazia del Signore sia nel tuo cuore. Metti un like e condividi, ossia noi vogliamo che questa parola possa arrivare nei cuori di tante persone. La lettera di Paolo ai Colossesi, secondo capitolo, versetto 1 al versetto di numero 3. Avete provato, cari? Dice così la parola del nostro Signore. Colossesi 2, da 1 a 3. Guardate bene l'intensità con cui parla l'Apostolo del Signore. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per quelli che non mi hanno mai visto di persona. Versetto 2. Affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. L'ultimo versetto di questo brano di questa mattina, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Parola del nostro Signore. Allora, cari, per progredire, per crescere nella fede, noi abbiamo bisogno di conoscere molto bene Cristo e essere collegati a Lui. Per crescere e per maturare nella fede, tu hai bisogno di conoscere Cristo e essere ben collegato a Lui. Perché se non lo sei, non puoi maturare nella fede. Se io non ho comunione con Dio per mezzo del Messia, non sono un vero figlio di Dio. Allora, questa mattina in breve noi dobbiamo guardare due azioni dell'Apostolo, due cose che l'Apostolo fa, due cose che lui fa in favore del corpo di Cristo. Ho detto prima che un padre, una mamma fa di tutto per la sua famiglia. Paolo, anche se non era mai stato nella città di Colosso, ai Colossesi, ma amava loro con un amore così intenso che lui dice, guarda, numero uno, io sostengo un arduo combattimento per voi. Ossia, per voi io tengo botta, perché io voglio che voi possiate essere forti nel Signore. Numero due, lui incoraggia i credenti e presenta loro Cristo, perché lui sapeva che se la Chiesa conoscesse bene Cristo, con tutte le difficoltà che ci sono, potrebbero attraversare tutti i fiumi, le tempeste, le montagne, le valate, perché sono aggrappati alla mano del Signore. Amen? Quindi è una grande benedizione per noi. Allora, quando Paolo dice, numero uno, la sua prima azione,
io sostengo un arduo combattimento, noi stiamo rispondendo alla domanda, ma Paolo nei confronti di questi fratelli, lui che cosa fa? Qual è la sua azione? Allora cari, lui sta offrendo la parola di Dio, pur essendo in carcere. Si trova a Roma, è sua prima volta che è in carcere a Roma, perché? Perché non aveva pagato le tasse, no, ma perché semplicemente predicava Cristo. E lui soffre per i pagani, soffre da prigioniero e lui fa questo arduo combattimento. Vai a vedere il versetto 1, capitolo 2, desidero che sappiate quanto è arduo combattimento sostengo per voi. La mia prima domanda è: per voi chi? Chi sono questo voi di cui Paolo parla? Voi dovete sapere che vicino alla città di Colosso c'erano altre due piccole città, non proprio piccole, ma c'erano altre due località dove c'erano delle chiese a cui questa lettera è stata anche direzionata. Allora c'erano i credenti di Laodicesi, che erano a circa 30 km, forse fosse Cesenarini, per intenderci. C'erano anche i fratelli di Ierapoli, un'altra località. Quindi la parola del Signore che Paolo dice: io non ci sono mai stato da voi, voi non mi avete mai visto, io non ti ho visto, mai visto voi, però io sostengo un arduo combattimento pella vostra vita. Immagina se tu fosse Paolo, tu avresti questa disponibilità, questo desiderio di soffrire per chi tu non hai mai visto. Perché una cosa è soffrire per i tuoi figli, o il marito pela moglie, la moglie pela famiglia, per il marito, un fratello, una sorella nell'ambito della nostra chiesa, ma noi ci conosciamo. Un'altra cosa quando io non te l'ho mai visto, ma perché c'è un legame in Cristo attraverso il sangue del Signore, io sostengo un arduo combattimento. Allora lui dice: io sostengo questo arduo combattimento per voi, per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Infatti nel capitolo precedente, versetto 29, guardate quello che dice l'apostolo Paolo: a questo mi fatico, combattendo con la sua forza, con la forza del Signore che agisce in me con potenza. Ossia è un arduo combattimento, è una fatica, io mi affatico per il bene della Chiesa di Cristo. E già da questo io posso capire come mi devo comportare con il regno di Dio, come mi devo relazionare con la Chiesa di Cristo, come mi devo relazionare con tutto quello che mi rende la parola del nostro Signore. Paolo diceva: non ti ho mai visto nella mia vita, però io sostengo un arduo combattimento. Che cosa vuol dire questo? Pensa un attimo. Arduo combattimento, cari, vuol dire sostenere una ardua lotta, ossia lottare, combattere. E ci sono molti brani che voi potete leggere a casa, adesso per una questione di tempo io non leggerò, ma leggi prima Tessalonicesi capitolo 2 versetto 2, prima Timoteo capitolo 6 versetto 12, seconda Timoteo capitolo 4 versetto 7, Ebrei capitolo 12 versetto 1. Però la domanda è: io sono disponibile a soffrire per il bene della mia chiesa, a sopportare un arduo combattimento pela sposa di Cristo? Noi vogliamo, cari, molto spesso il Cristo della Chiesa, ma non vogliamo la Chiesa di Cristo. Ossia, io voglio le benedizioni della mia comunione con Cristo, ma se mi devo mischiare con i fratelli e con le sorelle, lasciamo perdere. Io penso solo a me, perché io già mi sono arrabbiato per i fatti miei, già ho un sacco di cose pela testa e adesso mi devo mischiare anche nelle faccende degli altri. Quando dico mischiare nel senso di aiutare il prossimo, no, basta, sono io che ho bisogno di aiuto. Spesso noi abbiamo questo atteggiamento, però Paolo meno male non ha pensato così. E se noi pensiamo come Paolo, che sostiene un arduo combattimento, quando non c'è arduo combattimento in favore della Chiesa, c'è indifferenza, c'è un isolamento, c'è un confinamento. Ma nella nostra Chiesa, cari, noi pratichiamo tre qualità fondamentali per la vita di un credente. Un credente che ama la Chiesa, che ama il Signore, che ama il corpo di Cristo. Quanti di voi amate la Chiesa di Cristo? Alleluia! Allora ci sono tre qualità importanti per la tua vita perché tu possa sostenere un arduo combattimento per la gloria di Dio. Ve la dico subito. Numero uno, impegno. Numero due, impegno. Numero tre, impegno. Sono le tre qualità che tu hai bisogno: impegno, impegno, impegno. Paolo era un grande apostolo,
ma lui non ha mai fatto le cose da solo. Lui non era un Superman, anche se era un uomo pieno dello Spirito Santo. Lui ha faticato, ha sostenuto un arduo combattimento insieme a altre persone. Vedete nel capitolo 1, versetto 7 e 8, parla di Epafrodito. Capitolo 4, versetto 12 e 13, Filemoni, versetto 23 e 24. E quindi c'era Paolo, ma insieme a lui c'erano altre persone che si impegnavano per la Chiesa. Paolo non era mai andato in questa chiesa, ma c'era un pastore locale che si chiamava Epafrodito. Caro fratello, tu potresti essere, caro sorella, tu potresti essere Epafrodito, una persona che si affatica per la gloria del Signore, per il bene della chiesa. E quando fai qualcosa per Dio, ti voglio dire una cosa: tu non invecchi quando servi il Signore, tu non rimani annoiato quando serve il Signore, magari un po' stanco, per questo può succedere, ma perché? Ma perché hai sostenuto un arduo combattimento, ma tu hai la potenza dello Spirito Santo che ti rinnova, la parola che ti nutre, la parola che ti fa crescere e anche affrontare le questioni della vita da un altro punto di vista, perché tu stai sostenendo un arduo combattimento per la gloria del Signore. Chi si isola e che vuole il Cristo della Chiesa, ma non vuole la Chiesa di Cristo, si comincia a chiudersi. E magari quando è un lago che, magari se prima era un ruscello, diventa un lago stagnante e con il passare del tempo non c'è più vita, c'è morte. Dio vuole che tu possa sostenere un arduo combattimento come ha fatto Paolo, come ha fatto Epafrodito, come ha fatto lui quando dice a Timoteo, per esempio, in capitolo 2 della seconda lettera di Timoteo, versetto 3, Paolo dice a Timoteo: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Cari, forse, io spero di no, ma se noi dovessimo andare in confinamento di nuovo, quale sarà il mio comportamento nei confronti della Chiesa? Che cosa farò per la mia Chiesa? Sosterrò spiritualmente, sosterrò economicamente, sosterrò con il mio tempo, talento e tesoro la causa del Signore, amen? Perché, cari, non sarà un vírus che impedirà che la Chiesa di Cristo predica la sua parola. Oggi noi siamo un divisore di acque. Chi si retrae e chi avanza? Chi si mette indietro e chi dice che prende la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, dice: io per la Chiesa di Cristo sostengo un arduo combattimento. Se sono arrivato adesso, da pochi mesi, o sono qui da 30 anni, è la stessa cosa. Io mi devo attaccare al Signore e sostenere un arduo combattimento. Perché dopo di me devono venire, quando dico dopo di me, io e te, altri discepoli per la gloria del nostro Signore. Paolo già aveva avvertito a Timoteo, ma tu pensa che è una passeggiata? Sostieni con me questo arduo combattimento. Perché? Quando c'è una tentazione, io come la vinco? Come posso vincere il problema spirituale, che siano i vizi, la pornografia? Quando c'è una malattia, come reagisco se io non sostengo un arduo combattimento? Anche questo è sostenere un arduo combattimento. Quando c'è una prova, quando c'è un attacco del diavolo, e Mara ne sa qualcosa questi giorni, quando c'è un arduo combattimento nella nostra vita, come posso continuare se io non mi attacco al Signore? Questo è sostenere un arduo combattimento. Perché se tu pensi che la vita con Cristo è un mare, un fiume di rose, allora tu hai sbagliato proprio in palazzo. Noi abbiamo bisogno di concentrarci nel Signore. Quando c'è una malattia, come reagisco? Allora perdo la fede, non prego più. Questo è essere infantile, questo non è sostenere un arduo combattimento, questo è quando la mia fede non è veramente collegata al Signore. Quando c'è un conflitto, una critica e un confronto nei miei confronti, come reagisco? Ossia, come la mia relazione in casa, genitori, figli? Cari, noi siamo chiamati davvero a avere una fede che è collegata al nostro Signore. La parola di Dio dice in Matteo capitolo 5, versetto 9: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Quindi sostenere un arduo combattimento. Paolo dice ai Galati capitolo 6, versetto 1 e 2: fratelli, se una persona viene sorpresa in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con lo spirito di mansuetudine. Vada bene anche a te stesso, che anche tu non sia tentato. Paolo dice
anche sempre in questo brano, versetto 2 di Galati 1, capitolo 6, versetto 1 e 2, portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete così la legge di Cristo. Questo è sostenere un combattimento arduo in favore della Chiesa. E poi noi vediamo se anche in 1 Pietro capitolo 3 versetto 9 non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo fine siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Cari, il più grande male che noi dobbiamo sconfiggere per sostenere un arduo combattimento per la gloria di Dio è l'orgoglio. L'orgoglio deve essere tolto, è peggio che un vizio nella nostra vita. E c'è San Victor, lui ha detto: l'orgoglio è il peggiore di tutti i vizi, perché attacca l'anima sia con le sue virtù sia con le sue cattive abitudini. L'orgoglio è odioso per Dio e per gli uomini, quindi è una cosa che io devo togliere dalla mia vita, perché se mi sento meglio degli altri non voglio sostenere un altro combattimento per la Chiesa di Cristo. Paolo è un grande apostolo, forse il più grande, ma si sentiva piccolo, come Paolo vuol dire piccolo, perché lui voleva essere uno strumento per la gloria di Dio. Allora Paolo dice: perché io voglio sostenere un arduo combattimento? Guarda come versetto 2, versetto 2 all'inizio dice: affinché i loro cuori siano incoraggiati, e non solo, e uniti mediante l'amore. Allora Paolo sta dicendo che io sostengo questo arduo combattimento perché loro siano, come dice la parola, affinché i loro cuori siano incoraggiati. Non c'è cosa migliore come quando tu usi la tua vita, solo usi, Dio si fa uso della tua vita per benedire, per incoraggiare chi è scoraggiato. Quando tu dici: guarda, abbi fede nel Signore, io prego con te, prego per te, e quindi mediante l'amore, dice Paolo, siano incoraggiati e uniti mediante l'amore. Qua la parola amore, come voi ben sapete, è agape. E quindi se oggi noi siamo con Cristo, noi dobbiamo sostenere un arduo combattimento, perché? Affinché i miei fratelli e le mie sorelle abbiano un cuore unico, siano incoraggiati e uniti mediante l'amore del nostro Signore. Io non so te, ma noi nel regno di Dio, se dobbiamo essere classificati come un tipo di animale, non sono le capre, ma sono le pecore. Tu che tipo di animale sei nel regno di Dio? Gesù è un buon pastore. Se tu sei una capra, allora sei una persona un po' disobbediente, perché la capra fa i fatti suoi. Tu dici: vieni qua, lei va da un'altra parte. Tu la dici, lei ti dà una, come si dice? No, ti dà una borda, ti vuole fare del male. La pecora è l'animale più indifeso che ci sia, e ha bisogno. Allora, se Gesù è il nostro buon pastore, noi siamo le sue pecore, noi dobbiamo vivere insieme. Tu non vedi la pecora che vive da sola, tu vedi una capra che vive da sola. Avete mai fatto questo? Studiate gli animali e imparerete anche il regno di Dio. La capra vive da sola, la pecora vuole stare insieme alle altre. Allora io domando a noi tutti: noi siamo, tu sei una pecora del gregge del Signore? Allora io, se non sono una pecora, che cosa potrei essere purtroppo quando non ascolto la voce di Dio? Numero uno, potrei essere, anziché essere una pecora, un lupo. Il lupo cerca di controllare tutti, invece di incoraggiare, qua comando io. Questo non è l'atteggiamento che devo avere all'interno della mia chiesa. Io controllo tutti, io giudico le azioni di tutti, ossia io rifiuto di ascoltare opinioni che non sono come le mie. Io uso la critica per abbattere le persone, ossia quando ti trovi davanti a questo fratello, a questa sorella, tra virgolette, stai attento perché farà vedere i denti. E io devo essere attento. Questo non è un arduo combattimento che sta dicendo Paolo. Paolo dice: attenta ai favole. Gesù ha detto in Matteo 7, versetto 15: attenzione ai falsi profeti. Può essere un lupo, può essere, molto spesso in giro ci sono pastori che sono lupi. Lupi. In internet, su YouTube c'è un sacco di lupi. Stai attento. Numero 2: se non sono una pecora e non devo essere un lupo, io non devo essere come un serpente.
un altro animale che non devo essere, ma devo sostenere un arduo combattimento. Il serpente è quello che è un calunniatore. Perché? Ah, serpente, maledetto serpente, perché dice cose cattive e dispettose alle spalle delle persone. Non ti critica davanti come un lupo, ma parla male di te quando tu non sei presente. È un serpente. Velenosa è la sua lingua. Morde quando tu non stai guardando. E fa male al corpo di Cristo, ossia avvia false a voce, finge di non aver mai fatto niente. Io sai le tre scimmie, no? Non ho visto, non ho detto, non ho sentito, ma in effetti non è una scimmia, è un scemo, scusate la parola, è un serpente che non si affatica per il bene della Chiesa. Gesù che cosa ha detto in Matteo capitolo 12? Razza di vipere, come puoi tu che sei il male dire qualcosa di buono, poiché dalla bocca, tra bocca, non si dà cuore tra bocca quello che il cuore ha dentro di sé. Matteo capitolo 12, versetto 34. Quindi c'è il lupo, che io non devo essere, c'è il serpente, c'è un terzo ultimo animale che vorrei citare, il calabrone. Avete presente il calabrone? Avete presente? Non è un altro calabrone, ti fa un male, veramente ti fa un male. Allora, questo calabrone è quello che trova i difetti, critica, è una critica meschina, fastidiosa, è quella persona che si lamenta sempre. Si lamenta, nulla, tu puoi dare il meglio del meglio del meglio, e nulla va bene. Tu puoi sacrificarti, sostenere un altro combattimento per quella persona, e nulla gli sta bene, si lamenta ripetutamente. Fa dichiarazioni negative su tutto, la colpa non è mai sua, la colpa è degli altri, porta gli altri in disaccordo, si diletta nella miseria degli altri e poi dice: non prendermi dalla mia parte o parlerò di te. Quello è un calabrone, non lo puoi toccare che veramente ti fa solo male. Allora che cosa dice la parola di Dio? Proverbi 18, versetto 7, la bocca di uno stolto è la sua rovina. E le sue labbra sono come un laccio per la sua anima. Invece, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo fare diversamente. Paolo sta dicendo a noi che io desidero, infatti, cari, che io sostengo un arduo combattimento, numero 2, versetto 2, affinché i vostri, i nostri cuori siano incoraggiati mediante l'amore. Io potrei leggere un sacco di altri brani, per esempio, leggete a casa 1 Corinzi, capitolo 1, dal versetto 10. Leggete Colossesi, questo noi abbiamo appena letto, Colossesi 2, 2. Colossesi capitolo 1, versetto 9, Paolo dice: perciò anch'io, anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricordi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza, intelligenza spirituale. Allora, Paolo si affatica per cosa? Versetto 2, perché siamo uniti nell'amore di Dio, facendo un riassunto che ha detto Paolo. Ma c'è un altro motivo per il quale Paolo si sta affaticando qua, in questo momento. Lui dice sempre nel versetto 2, affinché siamo dotati di una tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero, cioè Cristo. Quindi una persona, Paolo si sta affaticando perché possono avere tutti i benefici spirituali del conoscere il Signore. Ossia Paolo sta parlando dei vantaggi di una piena comprensione, che c'è una ricchezza spirituale che erano riservati soltanto per il popolo di Dio. Ma se io ho queste ricchezze, io voglio condividere questa ricchezza, questa fede pela vita di altre persone. E Paolo sta dicendo: ma chi mi rende capace? Chi mi dà questa carica per poter insegnare la parola del Signore con amore alle altre persone? Allora, cari, noi vediamo che Paolo sta dicendo che lui è stato reso forte attraverso la potenza di Dio. E lui sta dicendo: guarda, io voglio che oggi la gente sia matura nella fede e possa capire che Dio esiste davvero. C'è crisi, la gente che, quando Paolo sta dicendo qua, loro poi siano forti, dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Una cosa che noi ci teniamo molto alla nostra Chiesa è che i credenti conoscono la parola. Noi possiamo avere un sacco di difetti,
Non siamo una chiesa perfetta, vogliamo sempre di più essere una chiesa unita, amen! Ma noi vogliamo una cosa che noi abbiamo come virtù, è quella di conoscere la parola. Che Dio si prenda cura veramente di te, noi vogliamo che i credenti sappiano questo. Vogliamo che la gente possa capire che Dio è veramente interessato alla tua vita quotidiana, non solo alla tua vita di domenica, ma tutti i giorni la tua vita è importante per il Signore. E che noi possiamo davvero sapere che c'è la vita dopo la morte fisica, una vita eterna con il nostro Signore. Allora, cari, tu sei dotato di questa piena intelligenza e conoscenza per conoscere il mistero di Dio, sì o no? Una domanda difficile questa. Ma che cosa sta dicendo Paolo? Che cosa ha voluto dire quando parla del mistero? Ma Dio ha dei misteri, Signore, ma tu non ti puoi rivelare a me? Lui si è rivelato a noi. Quanti di voi credete che Dio si è rivelato a noi? Amen. Sì o no? Amen. Allora, se Dio si è rivelato, qual è la sua rivelazione a noi? Scusate, te la dite le mascherine, non sento. Cristo. Cristo! Alleluia! È il Signore Gesù Cristo. Che noi non potevamo vedere Dio se non fosse attraverso la rivelazione, attraverso la persona del nostro Signore Cristo Gesù. Ossia, il contenuto di ciò che era, che noi abbiamo bisogno di conoscere, che è stato rivelato alla Chiesa di Cristo, oggi è disponibile attraverso la persona di Cristo. È Gesù Cristo la rivelazione del Signore, perché io e te possiamo vedere Dio. Filippo ha detto, Signore, mostraci il Padre. E Gesù ha detto, ma io sono da tanto tempo con voi, voi non mi conoscete. Chi vede a me, vede il Padre. Mosè ha voluto vedere quello che ha visto Filippo. E caro, io ti posso dire, la parola di Dio dice, beati coloro che non hanno visto, ma che hanno creduto. Noi abbiamo la rivelazione del Signore, che è Cristo, attraverso la sua parola. E Gesù si è rivelato a noi quando? Eu posso menzionare almeno tre cose. Numero uno, il suo ministero sulla croce quando ha pagato per i nostri peccati. Questo è rivelare il mistero di Dio. La via per la salvezza, il perdono dei peccati. Numero due, il ministero della Chiesa di Cristo. Guarda la lettera di Paolo agli Efesini. Il ministero che Dio dà per la Chiesa di Cristo per essere uno strumento di Dio. Numero tre, il mistero della venuta di Cristo che noi stiamo per conoscere nel giorno che il Signore ha stabilito. Allora, in virtù di questo mistero che viene rivelato, oggi noi abbiamo la possibilità di dire che noi abbiamo conosciuto il nostro Dio attraverso la persona di Cristo Gesù. È l'unico modo che tu puoi arrivare al trono di Dio. E Paolo dice, io sto sostenendo un arduo combattimento perché voi possiate conoscere la mia parola e possiate conoscere il Cristo. Guarda quello che ha detto Giovanni. Giovanni capitolo 1, versetto 18 dice, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Ossia Gesù è colui che ci fa conoscere il Signore, che è il nostro Dio Padre. Guarda Pietro, che meraviglia che dice nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 8 e 9. Benché, guarda qua, non abbiate mai visto. Quindi noi siamo nella stessa situazione dei fratelli che si trovavano qui nella Galazia, quando Paolo anche scrive a questi credenti. Allora, benché non abbiate mai visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non voi non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle vostre anime. L'autore agli Ebrei dice così nel capitolo 1, versetto 2, in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo. Versetto 3, Egli è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola, e dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra con la maestà nei luoghi altissimi. Allora, cari, è una cosa meravigliosa che oggi noi possiamo avere questa conoscenza spirituale del nostro Signore. E quindi oggi noi possiamo, sia se da una parte noi abbiamo bisogno di sostenere una lotta insieme al Signore, insieme a Paolo, perché la Chiesa di Cristo sia unita nell'amore. Numero due, noi dobbiamo essere forti nel Signore, perché noi possiamo continuare nella via di Cristo per conoscerlo profondamente. In questi giorni devo dire che sono rimasto davvero
scioccato quando ho visto una persona che conosco da molto tempo, che si è sempre dichiarato un pastore, che tra l'altro è stato un mio insegnante, quindi una persona che ho conosciuto direttamente, ma vi parlo del 1991-92, quindi fate poi i conti, sono diversi anni, e questa persona dal pulpito della sua chiesa, che è una chiesa abbastanza grande in Brasile, ha detto che la parola di Dio deve essere aggiornata. Ripeto, lui ha detto che la parola di Dio deve essere aggiornata. Allora, forse non ho sentito bene, ho detto forse ho capito male. E io ho riascoltato, ho ascoltato anche dei suoi video, e io sono rimasto davvero scioccato per quello che ho sentito. Caro fratello e sorella, la parola di Dio non deve essere aggiornata. Tu puoi aggiornare il computer, puoi aggiornare il cellulare, tu puoi aggiornare anche la tua vita nel senso di imparare cose nuove, ma la Bibbia è la parola di Dio. Questa parola non può essere migliorata. Perché? Perché la parola di Dio è necessaria, è sufficiente, è chiara. È la parola del Signore. Allora io vorrei dire a voi che magari viviamo in questo mondo di tanta confusione, io vorrei che tu potessi questa mattina ricordare quello che Paolo sta dicendo qua nel versetto di numero 3, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno si trova nella parola del Signore. Paolo dice alla sua prima lettera, la sua unica lettera ai Galati, anche se un angelo venisse dal cielo e vi dichiarasse un nuovo Vangelo, che sia maledetto, anatema, non credere. Cari, prima che venga l'anticristo ci sarà uno spirito di apostasia. Paolo questo lo sapeva, per questo anche non conoscendo i fratelli personalmente, io sostengo un alto combattimento, perché i miei fratelli conoscono la parola, conoscono l'amore di Dio e si possono concentrare alla parola del Signore, perché verranno tempi molto difficili. Quanti di voi avete sentito io che dico molto spesso allacciatevi le cinture? Cari, allacciatevi le cinture perché verranno tempi molto, ma molto, molto difficili. E se tu non sei attaccato al Signore, e se tu non sei concentrato nel Signore, tu non riuscirai ad affrontare. Quando ho visto un uomo come questo che io conosco, che ha dichiarato che la Bibbia bisogna essere aggiornata, ossia che la Bibbia è troppo vecchia, bisogna cambiare il suo messaggio, questo ho potuto dire. Come se oggi le persone, no, la famiglia non è costituita solo da un maschio e da una femmina. Lui ha detto oggi è questo. Io mi volevo strappare i capelli, ho detto, io non ci credevo a quello che vedevo. Allora, caro fratello e sorella, che tu possa sostenere un altro combattimento, perché le persone possono comprendere che tutti i tesori della sapienza e della conoscenza e il mistero di Dio si trovano nella persona di Cristo Gesù. E se tu non ti attacchi a questi valori, allora starai fritto. Fritto, come un pesce fritto. E qui Dio non vuole questo per te. In chi ti concentrerai? Quando ti concentri su Cristo, la sua mano, se la sua potenza sarà con te, e allora tu avrai la vita nonostante la morte, avrai il bene nonostante il male, e avrai l'eternità garantita, perché il Signore è con te. E guarda che io scelgo le cose più ignobili di questo mondo per svergognare le cose potenti. Paolo dice questo molto bene nella sua prima lettera ai Corinzi, dal versetto 19 al versetto di numero 25. Allora Paolo dice, solo il versetto 20 dico questo, dov'è il sapiente, dov'è lo scrivo, dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? La ricchezza di Dio è pazzia per il mondo. E anche quando diranno che la parola di Dio deve essere aggiornata, lascia stare questa gente, rimane con la parola. Rimane con la parola. Esiste qualcosa che si chiama teologia liberale, gente che dice questa non è 100% parola di Dio. Gente che viene con una dicitura, non è vero, dobbiamo aiutare sempre il prossimo. Di solito incominciano così, ma dopo incominciano a dire che beh, Dio non è veramente tre persone, Gesù non è veramente morto e dopo risorto dai morti,
Paolo era un maschilista, non era una persona per bene, perché ha detto che le donne devono stare zitte in chiesa. Sai, non interpretando la Bibbia all'interno del suo contesto, incominciano a sparare tutto e di più. Ed è il messaggio che il mondo vuole ascoltare oggi, il mondo senza Dio. Allora ha una forza tremenda. Quella persona che si trova a Roma ha sparato una cosa molto forte negli ultimi giorni, dicendo che anche possono far parte del regno di Dio. Cari, non è così. Dio ha creato la famiglia dove c'è un maschio e una femmina, non sono due persone dello stesso sesso che possono formare una famiglia nel vero senso. Io rispetto per voi essere un gay, sia pure tu un gay. Però la Bibbia non dice che ti dà l'approvazione per questo, tu sei responsabile davanti alle tue scelte. Però non dire a me che io non posso avere un'opinione diversa dalla tua. Io rispetto te, tu rispetti a me. E la parola mi dice che questa io mi devo sacrificare, devo sostenere un arduo combattimento per difendere la parola di Dio. E se tu, caro fratello e sorella, tu non hai capito il contesto in cui noi viviamo oggi, tu hai perso il treno. Ma io so che tu non hai perso il treno, perché noi siamo sempre qua, io da controllore, insieme a altri fratelli, siamo sempre di loro. Oh, attento, siamo in orario, dobbiamo partire, prendi la valigia, prendi la parola, metti nel cuore, rimani con il Signore, perché viviamo in tempi davvero difficili. Allora, infine, cari, io vorrei leggere questa citazione molto bella che abbiamo qua di Bernard, è un nome particolare, non riesco forse a pronunciarlo proprio bene, quindi chiedo scusa. Bernard di Clairvaux, lui dice: restando uniti a Lui, in Cristo, che è il vero essere e che è semplice e felice, raggiungeremo anche un'esperienza continua e felice. Restando unito a Lui, ho detto, cioè non solo per conoscenza, ma per amore. Ama il Signore, conosci il Signore e tu vivrai. Sostieni un altro combattimento per la Chiesa di Cristo e tu vivrai nel nome del nostro Signore. Io